Taglio del nastro questa mattina per l'archivio storico di San Benedetto. È stato l'onorevole Vittorio Sgarbi a presiedere l'inaugurazione presso Palazzo Bice Piacentini, nel cuore del Paese Alto. Autorità civili e semplici curiosi hanno affollato le sale del locale per salutare il celebre personaggio e dare il giusto tributo alla sede della memoria storica della città. Palazzo Piacentini è composto da piano terra, primo piano e seminterrato, dove sono in programma una pinacoteca e una sala culturale. In passato attraversò un periodo travagliato a causa di infiltrazioni d'acqua dovute ad una perdita fognaria, ma grazie ai 110.000 euro stanziati dall'amministrazione il locale è stato completamente recuperato. Vittorio Sgarbi si è mostrato molto soddisfatto dell'iniziativa, che va a recuperare le radici storiche della città. Disponibile e sorridente, e soprattutto con il gentil sesso, il famoso critico d'arte, attuale assessore alla cultura di Milano, ha battezzato l'archivio come luogo dove ritrovare le origini della memoria storica rivierasca. Un esempio, ha detto, che dovrebbero seguire tutti gli enti locali. Il materiale presente è ancora in fase di lavorazione ed è curato dall'archivista Mafalda Di Jacopo. Finalmente si è concluso il percorso iniziato 10 anni fa, ha detto l'assessore alla cultura Margherita Sorge, che ha ricordato anche una delle protagoniste del recupero dello storico palazzo, oggi purtroppo non più tra noi. È stato un obiettivo grande che ci siamo posti, è soltanto la passione e la tenacia di tutti, gli uffici, l'amministrazione comunale, il sindaco, gli altri assessori e tutto il consiglio comunale, è stata in grado questa sinergia di farci raggiungere questo obiettivo. È un obiettivo grande perché Palazzo Bice Piacentini è stato inaugurato circa 10 anni fa e per questo io ricordo con molto affetto l'amica e la bravissima architetta Giovanna De Angelis che ha... L'archivio sarà aperto il lunedì pomeriggio e permetterà visite guidate a tutte le scolaresche della città interessate.